Sono 2000 i tifosi viola presenti sugli spalti del Benatti, dove prima di Fiorentina-Triestina scendono in campo i campioni d'Italia della Fiorentina Special, che hanno anche potuto giocare una partitella sul terreno di gioco proprio davanti ai tifosi presenti sul campo. Poi comincia subito con grande grinta Nico Gonzalez, il tocco è per Biraghi, il sinistro è preciso, palla nell'angolino basso, non ci può fare niente il portiere alabardato Mastrantonio. Rivediamo lo slalom tra i pali stretti da parte di Nico Gonzalez, oggi con il 10 sulle spalle, si giocava naturalmente con i numeri dall'1 all'11, accanto a lui Gollini, Bianco, Biraghi, Martinez guarda, Igor Amrabat, Bonaventura, Malè, Jovic e Saponara. Poi la pressione è alta, proprio di Amrabat procura un calcio di rigore che lo stesso centrocampista di origine marocchina va a guadagnarsi e a calciare, prende la rincorsa dopo aver guardato negli occhi il portiere ospite e piazza il pallone con precisione e forza nell'angolo basso a sinistra, spiazzando il numero uno avversario. I complimenti da parte dei compagni di squadra, anche e soprattutto per il modo in cui è andato a cercare di prendere il pallone alto. Poi un'altra specialità della casa, il gioco dal basso e la capacità qui di sorprendere tutta la difesa dell'Unione. Il pallone dentro di Nico Gonzalez e per Luka Jovic, e con il piede ancora una parata decisiva da parte del portiere ospite. Saponara con l'esterno verso Malè, un po' ingenuo qui Pezzella, è molto bravo invece Yus Malè a mettersi davanti e a farsi fare fallo. Calcio di rigore, Luka Jovic, duello con Mastrantonio e la parata, così la seconda parata praticamente consecutiva sull'attaccante arrivato pochi giorni fa proprio in maglia viola, che ci prova anche di testa, però ma c'è ancora un duello che si ripete tra i guanti del portiere ospite e quelli invece i piedi, in questo caso il colpo di testa da parte di Jovic. Molto bravo Saponara a scappare via, a cercare di recuperare questo pallone, Jovic quasi sorprende il portiere e poi è bravo Saponara invece ad andare a ribadire in gol. Rivediamo tutta l'azione, Saponara che prova il tiro con il piede, la risposta, Jovic in acrobazia, palla con un giro un po' strano e non va bene in questo caso al difensore estremo degli ospiti. Qui è molto bravo invece Bonaventura a nascondere la sfera, a guadagnarsi un calcio di rigore, sospetta la posizione secondo l'allenatore degli ospiti Bonatti, invece regolare secondo il direttore di gara, e allora Bonaventura toglie qualsiasi dubbio andando a mettere il pallone sotto la traversa centralmente, dopo aver guardato anche lui con la coda dell'occhio verso il portiere che si tuffa scegliendo un angolo. 4-0 il finale del primo tempo, sguardo un po' torvo da parte di Luka Jovic, e allora ci prova su punizione nella ripresa Capitan Biraghi, palla che colpisce l'esterno del palo, ancora una situazione già vista, la pressione alta, la sfera recuperata, Jovic che mette per terra il difensore con il numero 5 Sabione, non fa altrettanto però con il portiere, che ancora una volta Mastrantonio risponde presente e dice di no a Jovic, ma non finisce qui perché ancora il duello è a favore del portiere alabardato. Sorride Jovic amaramente, che avrebbe voluto tanto il gol e che invece dovrà andare in panchina poi senza trovare la rete. Nico Gonzalez, scambio veloce con Bonaventura, Saponara incrocia e poi Nico Gonzalez manda alto da pochi passi, tanti duelli, una partita anche con qualche attrito, ma finisce comunque 4-0, e una partita davvero dal livello più alto finora di quelle viste nel ritiro di Moena. 4-0 dunque il finale.